tenacia e volontà di crederci fino alla fine. Gli ingredienti che bastano al Chieti per violare il Savini di Notaresco, uno di quei campi in cui è difficile persino strappare punti e che invece ne regala tre alla squadra di Alessandro Lucarelli, che passa 1-2 grazie alla perla nel finale di Marco Mariani. Un successo pesante come un macigno per i neroverdi, che tornano con in valigia un pieno di entusiasmo che non fa mai male. E dire che mancava ancora Fabrizi davanti, a cui si era aggiunto Bassini dietro, mentre in casa rossoblù Maio ed Esposito, seppur recuperati, partono dalla panchina, ma il senso della gara per certi versi è in un approccio subito super del Chieti, che colpisce immediatamente. Il tiro di Verna dalla distanza al sesto è velenoso, al punto che Shiba rimane immobile e fa esplodere i 100+ tifosi neroverdi al seguito. In generale gli ospiti sono più reattivi. Al 17° Aquilanti lancia El Wasni, che controlla non benissimo e vede la sua conclusione respinta dalla difesa di un Notaresco che si fa vedere solo al 20°, quando Valenti invita Pampano. L'11 supera Forti ma è costretto a calciare alto dopo la chiusura della difesa. Un sussulto però, perché la squadra di Lucarelli ci riprova col cross da sinistra di Pietrantonio, ribattuto ancora sui piedi di Verna, che stavolta non trova la porta. Epifani inserisce Blando per Diarra e trova la rete del pareggio al 43°. Valenti inventa per Pesce, atterrato da Pietrantonio in area, nessun dubbio per Ravara, e Dorato dal dischetto fissa il punteggio sull'1-1. Punteggio che traballa dopo altri 60 secondi, quando Forti e Super sul mancino ancora di Valenti. Pampano in apertura di secondo tempo avrebbe il pallone del sorpasso, liberato ancora dal solito Valenti, ma bisticcia con la sfera al momento decisivo e la difesa del Chieti rinviene. Ripresa viva, Pietrantonio prova a sorprendere Shiba col piazzato da posizione defilata, problemi che l'estremo difensore non ha quando Siragusa lo chiama all'intervento col destro dalla distanza. Lucarelli inserisce Ventola per Verna e il numero 18 in transizione indirizza bene la staffilata, che chiama Shiba al tuffo per la respinta. Epifani risponde con Scimia ed Esposito, che orchestra quest'ultimo un'azione tutta verticale che Massarotti non concretizza come potrebbe. I tentativi sempre dalla distanza, ancora di Ventola prima e Valenti poi, sono i prodromi del successo del Chieti, firmato da Mariani, minuto 89, il cui sinistro al volo dopo una respinta di Shiba e una saetta imparabile che fa impazzire la curva Volpi, trasferita sugli spalti del Savini e che non trema quando Blando con l'ultimo tentativo chiama Forti alla presa in due tempi. L'1-2 conferma che il Chieti è ormai squadra matura, dalle armi molteplici ma in possesso soprattutto di un'identità chiara, con la quale giocherà fino alla fine del campionato. Per il Notaresco un passo falso che certifica quanto questa stagione abbia l'andamento delle montagne russe. Il possibile riscatto è dietro l'angolo. Giovedì in Abruzzo arriva il Tolentino. Mister, brucia la sconfitta, soprattutto quando arriva nei minuti finali. Non è la prima volta ultimamente che cedete proprio all'ultima curva. Ma era successo a Vasto, facendo una grande partita. È successo oggi, brucia, perché prima del gol preso credo che ci siamo mangiati, non dico tanti gol, ma due gol che sono clamorosi. E purtroppo nel calcio, quando non fai il gol del 2-1, può succedere fino al 90° di prendere gol. E, tra l'altro, bisogna fare complimenti a Mariani perché ha fatto un grandissimo gol. E questo è il film di quest'anno, ho detto ai ragazzi, e purtroppo le annate sono in questa maniera: la potevi vincere tu con due occasioni clamorose, prendi un gol, un euro gol alla fine, e in una partita dove è stata anche bella, perché poi è stata una bella partita da due squadre che sono due buone squadre. Dispiace perché poi andare in vantaggio significava tanto, perché poi il Chieti si doveva aprire per venire a cercare di pareggiare, e sicuramente noi in contropiede o in un'altra maniera potevamo anche portare a casa questo risultato. Però dispiace per il finale, perché ripeto, prima abbiamo avuto due occasioni clamorose per portare a casa il risultato noi. Cosa è mancato, un po' di cattiveria in quelle circostanze? Ma Mattia Pampano ha pensato di stoppare una palla a porta vuota, e il campo non l'ha aiutato sicuramente, però deve tirare di prima, e Massarotti, su azione che gli ha dato palla Valenti,
deve essere più freddo, ma sono ragazzi giovani, sono 2002, ci può stare che sbagliano, quindi non mi sento di colpevolizzare. Dispiace solo per la sconfitta, perché non la, alla fine non la meritavamo, perché poi per le occasioni fatte non meritavamo la sconfitta, e andiamo avanti, dai. È una sconfitta che brucia per quello, per il finale, però ripeto, perdere in questa maniera con un Eurogol ci può stare, purtroppo il calcio è anche questo. Mister, posso chiederti quanto pesa questo successo? Parlo di punti in classifica, parlo di entusiasmo, parlo di futuro. Di entusiasmo lo sentite anche adesso, pesa se, se giovedì vinciamo, pesa tantissimo se noi giovedì siamo bravi, saremo bravi a vincere questa partita, che è una partita, ripeto, una partita che per noi vale il campionato. Non significa che dopo questa siamo salvi oppure dobbiamo puntare ad altro, significa che 3 punti, se dovessero arrivare giovedì, direbbero che questo gruppo ha fatto il suo percorso, ha maturato tanto e sta portando avanti anche un'idea di gioco che oggi avete visto, che delle volte ci esce meno, delle volte esce di più. Però devo dire, oggi è una partita veramente strameritata, sarebbe stato un peccato non vincerla, sinceramente sarebbe stato un peccato. Io a questo gruppo gli voglio chiedere, vincendo giovedì, qualcosa di più, quindi poi se questa sarà la nostra sfida che ci piace provare a fare, però vincendo giovedì, perché veramente giovedì è la partita più importante, vincendo giovedì noi ci potremo anche chiedere qualcosa di più, perché i tifosi lo vogliono e la dirigenza pure, e quindi io lo voglio da sempre, e quindi ci proviamo.